Per quanto riguarda il gol, sì, è stata comunque una grandissima gioia perché il mio primo gol con il Pescara è stato molto bravo Mike a darmi la palla, mi sono fatto trovare bene, comunque ho fatto diciamo, tutto in maniera molto, molto istintiva, non ci ho pensato perché comunque per fare diciamo, delle giocate così diciamo, devi pensarci poco perché hai anche pochissimo tempo per decidere. Io ho ritenuto giusto e speravo appunto fosse la cosa migliore fare quello che ho fatto e per fortuna è andata bene. Marco, i numeri dicono che il Pescara senza Pompetti da quando sei uscito fuori per infortunio non ha più vinto. Questa sera sei tornato, avete pareggiato, ma avete avuto nel finale anche le occasioni per vincere questa partita. Però il Pescara, insomma, continua un po' ad arrancare ancora. Ma sicuramente diciamo, quando un giocatore deve star fermo dispiace sempre. A me quando diciamo, ho avuto l'esito dell'ecografia fatta dopo la partita con il Montevarchi, devo dire che ci sono rimasto male perché comunque star fermo, star lontano dal campo, star lontano dai compagni non è mai facile e diciamo, voglio dare sempre il mio apporto alla squadra. Per fortuna adesso sto bene, sono rientrato, sono molto contento per come è andata la gara. Secondo me anche sì, potevamo ottenere qualcosa di più perché comunque abbiamo fatto una grande gara in un campo secondo me molto difficile contro una grande squadra che diciamo, se l'è giocata alla pari contro di noi ha dimostrato di essere un'ottima rivale, però comunque diciamo che possiamo essere più che soddisfatti per la prestazione, per il risultato comunque va bene, cerchiamo sempre di fare di più. Faccio un'ultima domanda e poi lascio ai colleghi. Insomma, il problema è sempre lo stesso, continuate a subire sempre gol in campionato, segnate con una certa regolarità, però subite tanti gol. Questa è una media gol, diciamo, subiti che non farebbe fare molta strada alla squadra. Ma sicuramente diciamo che sappiamo tutti che per vincere comunque i campionati, squadre che arrivano fino in fondo e vincono i campionati, sono squadre che oltre comunque a creare tanto, a fare gol, sono squadre che subiscono poco e subiscono pochi gol. Sicuramente se vogliamo vincere, se vogliamo avere diciamo, delle grandi aspettative da noi stessi, dobbiamo sicuramente migliorare, ma comunque siamo una squadra che creiamo tanto, portiamo tanti giocatori in avanti e per forza di cose, diciamo, come in tutte le cose ci sono i contro sono che quando magari ci spingiamo in avanti con tanti uomini, magari rimaniamo un pochino più scoperti dietro e magari concediamo qualcosa in più agli avversari. Però comunque stiamo lavorando bene anche a livello difensivo, il mister è molto bravo, ci sta facendo lavorare bene, sicuramente miglioreremo. Posto da casa? Allora per chiudere, volgiamo lo sguardo al futuro. Ora sabato ci sarà la Fermana, poi ci sarà il turno intrasettimanale con Modena. Due partite in casa, a questo punto l'obiettivo deve essere quello di provare a portare a casa il futuro. Sicuramente, ma nel senso, a parte questa cosa che hai detto tu che è giusta, ma noi giochiamo ogni partita per vincere, cioè nel senso non è che oggi siamo venuti qui o magari altre partite contro squadre comunque forti come poteva essere la Reggiana o altre squadre, ma magari giochiamo per pareggiare oppure ci diciamo prima della partita vabbè, non dobbiamo perdere, giochiamo tutte le partite per vincere e questo deve essere diciamo, il nostro motto ogni partita contro qualunque squadra. E sicuramente in queste due partite avremo la fortuna di giocare due partite di fila in casa, dobbiamo sicuramente cercare di ottenere il massimo, ma dobbiamo farlo soltanto diciamo, lavorando bene durante la settimana, recuperando energie adesso dopo questa partita e sicuramente dare il massimo poi nei 90 minuti.